su Royal Beat. Repubblica, che battuta, nessuno aiuta. Nuovo ordine mondiale o dittatura. Regole imposte, aumento delle imposte. Lei signore, vota il comico, il massone, il mafioso, l'impostore. Impegniamoci, sta vita sfreccia come ad indietro. Sui bigliettini eccetera, però poi pochi parlano magari di contenuti concreti. Quindi siccome ci tengo molto, diciamo, a realizzare proprio qualche cosa di concreto effettivamente per i giovani, questa è una parola che si sente poco utilizzata, no? Cioè, si parla magari di strade, di viabilità, di verde pubblico, tanto, anzi spesso si parla di marine, poi vabbè bisogna vedere se le cose vengono effettivamente fatte, però questi temi si sentono magari dibattuti, però l'argomento dei giovani, dei posti di lavoro, dell'economia del territorio, insomma un po' meno. Quindi insomma vorrei farmi portavoce di questi aspetti della vita del comune che finora secondo me sono stati molto molto trascurati dalle precedenti amministrazioni. Mi riferisco in particolare naturalmente alle amministrazioni di per 20 anni, quindi del centrodestra, che hanno amministrato Lecce da quando io ero piccolo, quindi diciamo non sono così anziano da andare troppo a ritroso, però negli ultimi 20 anni io personalmente non ricordo dei grossi interventi per quanto riguarda l'economia del territorio, poi potrò sbagliarmi. Naturalmente sappiamo chi faceva capo quelle amministrazioni, poi la gente insomma valuterà, quindi diciamo lascio a ciascuno la libertà di coscienza chiaramente. Niente, volevo solo dire che l'UDC di cui faccio parte è in questo momento un'alternativa di centro, quindi è un polo moderato che costituisce comunque un'alternativa rispetto a coloro che hanno governato appunto nei 20 anni precedenti questa città. Questa città che ha delle potenzialità enormi, secondo me inespresse, perché quando si parla di Lecce, sì, si parla Lecce, il turismo, ok, Lecce, il sole, il mare, il vento, però poi in realtà c'è tantissimo altro da offrire e secondo me finora il potenziale è stato, diciamo, sfruttato soltanto parzialmente. Quindi noi costituiamo un'alternativa moderata, non populista né demagogica, perché diciamo la demagogia la fa da padrone, diciamo, di questi tempi, e quindi tutti promettono tutto, sembra che qualunque cosa possa essere realizzata. Noi sappiamo che il comune di Lecce ha comunque 70 milioni di euro, no, di debito in rosso, quindi bisogna anche essere realisti, non fare proclami sensazionalistici e poi magari non riuscire a rispettare quanto viene detto. Perciò bisogna essere moderati, essere razionali, abbassare i toni e fare, diciamo, delle promesse concrete che possano effettivamente essere realizzate. Innanzitutto appunto la parola d'ordine per me è quella dei giovani. Secondo me i partiti devono riacquistare il loro ruolo originario, che era quello di formazione delle classi dirigenti. Quindi secondo me è venuto meno il collante tra la società civile e i partiti. Non c'è più questo filtro, né per quanto riguarda le istanze della gente nei confronti dell'amministrazione comunale, e per questo noi ci proponiamo insomma di realizzare i comitati di quartiere, che sono già stati in parte sulla carta formati, quindi ci sono molti quartieri, sono stati insomma definiti questi comitati regionali, comitati di quartiere, però nel concreto non sono stati ancora attuati. Perciò questo è un tassello importante, perché consentirà di collegare la società civile, le istanze della gente con il comune. Ci saranno i rappresentanti locali in ogni quartiere che poi si interfacceranno con le istituzioni comunali. Ma hanno perso proprio il ruolo di formazione delle classi dirigenti, perché una volta, vabbè, diciamo, molti anni fa ci stavano le sezioni dei partiti che formavano, no, politicamente i giovani per poter avere le spalle larghe e poter intraprendere quindi una carriera politica. Era un lavoro a tutti gli effetti, e secondo me è un lavoro a tutti gli effetti, perché molti dicono no, il politico non dovrebbe essere pagato, lo deve fare come missione. Sì, lo deve fare come missione, però siccome deve dedicare secondo me tutto il suo tempo, tutte le sue energie, deve farlo per il bene della collettività, non per la ricchezza chiaramente, deve naturalmente anche ricevere un compenso per questa attività. È un lavoro, ma deve essere fatto con competenza, non soltanto con buoni propositi, perché poi ci sono molti partiti che sì, hanno dei valori buoni, che dicono uno vale uno, ok l'ambiente, ok tutti siamo uguali, dobbiamo ripartire bene le risorse, su questo siamo tutti d'accordo, questa è demagogia, nel senso che la gente non può mai dirti no, io valgo due, no tu no,
sono delle cose talmente palesi che è evidente. Però poi a fronte di ciò tu vai a vedere come vengono selezionate le classi dirigenti di questi partiti e vedi che basta con i click del computer, con la piattaforma Rousseau, con i like, cioè non è questo il modo serio di creare una formazione politica, una classe dirigente. E infatti, vabbè, non voglio andare sulla politica nazionale, però è un po' la mancanza di competenza di nota. Perciò secondo me alla base ci deve essere l'onestà e quest'anno ci sarà anche un codice di trasparenza per cui i candidati dovranno presentare il loro curriculum, la gente quindi saprà quali sono le competenze di ciascun candidato e dovrà anche presentare un casellario giudiziale, quindi chi ha dei carichi pendenti o comunque delle condanne in corso eccetera non potrà candidarsi, e questo già diciamo una cosa, un passo avanti rispetto al passato. Però l'onestà dei candidati è un prerequisito, cioè un presupposto che cioè deve essere dato per scontato. Una persona che non sia pulita, che non sia onesta, non deve proprio metterci piede in politica. Cioè la gente, quando tu parli di politica eccetera, ti dice sì però io non mi voglio candidare perché fallo tu, perché io non mi voglio sporcare le mani, la politica è una cosa sporca, la lascia ad altri. Però dicendo così cosa stai dicendo? Stai dicendo che la politica, siccome tu sei onesto, non vuoi entrare in politica perché non ti vuoi sporcare le mani, allora la politica la stai demandando a quelli sporchi, quindi vuol dire che tu sei d'accordo a lasciarla in mano agli onesti. E invece no, le persone dovrebbero secondo me metterci la faccia, impegnarsi in politica, anche la politica è di tutti, è la gestione della cosa pubblica, quindi la cosa più nobile che ci possa essere. Chi ha delle competenze dovrebbe sentirsi chiamato a spendere per la collettività, però lo dovrebbe fare dopo aver avuto una formazione secondo me politica. Questo, quello che manca è questo, cioè chi si vuole affacciare alla realtà politica, pure i giovani magari mi chiederanno come faccio io a fare politica se non ci sono delle scuole, se non c'è nessuno che mi indirizzi verso questo, non conosco nessun politico forte che mi assecondi, cioè non deve funzionare così, non deve essere nemmeno un bastardaggio nei confronti del potente che magari in cambio del favore ti segue, ti fa istradare, no, ci vogliono appunto queste scuole di formazione politica, quindi io sono a favore di questo e mi batterò per questo. Seconda cosa, vorrei una città che fosse inclusiva, cioè a misura di cittadino ma anche di chi viene da fuori, a misura di persone anche diversamente abili, quindi ci dovrebbe essere un abbattimento delle barriere architettoniche. In altre città d'Italia, senza allontanarsi, senza andare in America, in Germania o altrove, in molte città d'Italia la maggior parte dei locali è accessibile a chi va in carrozzello, a chi diciamo, no, magari non deambula in maniera normale, non normale, in maniera corretta, fisiologica come tutti, purtroppo. E io vorrei che invece fosse così, che nessuno si dovesse sentire escluso dalla possibilità di un percorso regolare, pedonale o di qualunque altro genere, perciò questo è un altro obiettivo. Poi tutti quelli che avevo elencato prima chiaramente non devono venire meno, ma quelli sono secondo me l'ordinaria amministrazione di un comune, cioè le strade dissestate, oggi ha piovuto e io con la macchina cioè per poco ho affondato nelle buche, non è possibile, cioè io mi ricordo una cosa del genere avveniva nei paesini della provincia, ogni tanto quando mi dovevo recare da qualche amico in provincia, nei paesi, allora stavo attento che magari la ruota non andasse nella buca, che non forasse, eccetera, ma cioè ormai Lecce è diventata a quei livelli, io non lo so, cioè mi ero ripromesso appunto di non fare demagogia, uno può pensare sì, vabbè, sta dicendo una cosa che dicono tutti, però effettivamente, cioè è così, uno quando va con la macchina dentro Lecce con un po' di pioggia diventa proprio impraticabile, quindi la manutenzione delle strade, del verde pubblico deve essere sempre rispettata. Poi ci vuole uno sviluppo naturalmente commerciale e industriale della città, se possibile io auspicherei un ampliamento delle zone franche urbane, perché per esempio nella zona 167A dove c'è il centro commerciale Lo Spazio, proprio grazie alle zone franche urbane, quindi alla possibilità per i commercianti per 5 anni di avere degli sgravi fiscali, c'è stata con la finanza agevolata la possibilità appunto di mettere su tantissime iniziative commerciali di giovani e anche meno giovani, insomma, e farli fiorire con le zone di Lecce. Perciò anche con il sindaco, con Carlo Salvemini, poi magari discuteremo di questo, della possibilità di allargare le zone franche urbane della nostra città. Poi in secondo luogo vorrei anche organizzare, semplificare quelle che sono la mappa degli uffici comunali, perché il comune di Lecce ha tantissimi uffici, naturalmente l'anagrafe, il territorio, l'urbanistica e quant'altro, però sono sparpagliati, alcuni stanno vicino alla stazione, alcuni si trovano a Palazzo Carafa, altri si trovano in via Aldo Moro, quindi non molte volte ti fanno rimbalzare con il burocrazia tra un ufficio e l'altro. E secondo me questa è una perdita di tempo, una dispersione, ci vorrebbe un'unica sede che accogliesse tutte le funzioni del comune, che accorpasse tutti gli uffici in modo che la gente, ma anche gli imprenditori, ma anche per dire i commercialisti, i professionisti, possano recarsi diciamo, tranquillamente
sapendo di poter essere ricevuti senza dover essere rimbalzati da un sportello all'altro, da un ufficio all'altro, quindi una certificazione amministrativa di legge. Vorrei inoltre un ufficio di europrogettazione a cui diciamo i cittadini potessero interfacciarsi, quindi chiunque ha delle idee imprenditoriali da poter promuovere sul territorio magari non ha gli strumenti né informatici né magari le competenze per poter accedere diciamo a questi finanziamenti europei, finanziamenti regionali, sappiamo che ci sono i POR, diciamo i fondi europei e quant'altro, però vanno, per il 90% vanno sprecati, cioè non ci sono proprio le domande diciamo per ottenere questi contributi da parte della comunità europea e della regione. E secondo me questo avviene perché manca proprio un ufficio, uno sportello con cui il cittadino possa relazionarsi e poter far arrivare diciamo, le risorse sul territorio. Perciò se noi vogliamo attrarre investimenti e far sviluppare il territorio, perché se no i giovani se ne vanno tutti fuori, stiamo spopolando, una volta eravamo 102.000, non so, adesso pian piano stiamo scendendo come numero, se noi vediamo una curva di espansione delle varie città, cioè in genere va sempre aumentando, no? 5 anni a seconda poi delle rilevazioni dell'Istat, dei censimenti Istat, man mano la popolazione cresce, invece se noi andiamo a vedere gli ultimi 10 anni su Lecce la popolazione sta iniziando a calare e questo avviene soprattutto perché i giovani se ne vanno fuori, quindi i migliori talenti, i migliori cervelli che vengono preparati dalla nostra università, l'Università del Salerno, li perdiamo strada facendo e quindi la città si impoverisce. Invece per attrarre sia i giovani che gli investimenti dobbiamo trovare soluzioni alternative come appunto questi fondi strutturali europei che potrebbero darci una mano. Valorizzare le marine, l'ho segnato, anche questo è un punto di cui tutti ne parlano, San Cataldo, Figore, Torre Bianca, però poi alla fine non succede mai niente. Invece notizia di pochi giorni fa, per esempio la Dazena è stata riattivata, quindi diciamo già si comincia a vedere qualche piccolo punto diciamo che era stato terminato da Alessandro Dellinoce, da San Gemini, questo diciamo il risultato di questa amministrazione, speriamo possa essere portato avanti, insomma valorizzare sempre di più le marine. Vabbè, ho segnato diciamo, un po' di punti che mi venivano anche dagli altri membri del nostro partito, naturalmente, quindi io li vado a dire. La sistemazione del marciapiede di Via Leuca, chi abita in quella zona, in Via Leuca, sa che i marciapiedi sono un po' un disastro, perché non si capisce bene se siano dei marciapiedi oppure delle aree di parcheggio, perché a volte le macchine salgono vicino agli alberi sui marciapiedi, la gente non sa come fare, deve evitare di fare zigzag tra i negozi, tra la strada. E diciamo, una città come Lecce secondo me è indecoroso vedere una zona di Lecce trattata in questo modo, ci vuole un piano per la viabilità ben preciso per sistemare quella zona assolutamente. Un altro bene che vorremmo restaurare è il vecchio conservatorio intitolato a Tito Schiva, anche questo bene diciamo, è di grande pregio per la città, naturalmente ce ne sono tantissimi beni monumentali dentro Lecce, quindi un po' tutto va mantenuto e va diciamo, valorizzato per attrarre turisti sul nostro territorio. Quindi insomma questi sono gli auspici e diciamo, gli obiettivi che pongo per la nostra lista. Io sono sicuro, mi auguro che avremo un buon risultato, dipende insomma anche sia da noi candidati, sia dalla gente che ci ascolta, poi dalla disponibilità, dalla volontà insomma di supportarci. Però volevo essere appunto concreto, dire quello che in realtà andremo a realizzare, perché è molto semplice dire sì, ci ho messo la faccia sui santini, ho conosciuto un po' di gente, ho distribuito qua e là, però poi nel concreto i programmi sono quello che contano. Penso che a breve ci saranno le tribune stampa dei vari candidati sindaco, eccetera, magari inizieranno su Telerama, su Rete3, insomma, però volevo iniziare un po' a parlare di contenuti. Insomma questo è quanto, noi appoggiamo Carlo Salvemini, ripeto la lista è UDC Lecce nel cuore e io sono Giordano Manieri, candidato a consigliere. Domani ci sarà una cosa, Carlo Salvemini ci sarà qui a Porto Cambiando per sì. Fare il primo comizio. Non so se siamo ancora, Davide siamo ancora in diretta. Sì, abbiamo convinto allora per invitare tutti le accese e non per il comizio di Carlo Salvemini domani qui a Porta San Biagio alle 18.30, quindi dimostriamo che la città vuole cambiare seriamente. La volta scorsa c'è stata la madra zoppa, quindi non ha consentito insomma, la realizzazione piena del programma di Alessandro Dellinoce e di Carlo Salvemini, a cui abbiamo dato un contributo anche noi come UDC, quindi ci auspichiamo di poter continuare nella strada intrapresa, magari con una maggioranza più stabile, quindi venite numerosi, vi aspettiamo e ok. Zura.
stai al beat. Repubblica, che battuta, nessuno aiuta. Nuovo ordine mondiale o dittatura. Regole imposte, aumento delle imposte. Lei signore, vota il comune.